le cose, come tentare di essere pertinenti. Quindi, come spiegava Marco, questo progetto Il Giro della Città è nato a Milano 5 anni fa ed è nato per una difficoltà di una compagnia, tra virgolette, eternamente giovane come la nostra, perché saremo eternamente giovani per un sistema culturale milanese e italiano, perché non ci sono possibilità facili per i giovani. Se loro sono se noi siamo giovani, loro non esistono proprio, sono embrioni in aria proprio, perché oggi una compagnia, io ho 44 anni e siamo ancora considerati una compagnia giovane. Detto questo, la nostra risposta alla città è stata legarci un po' alla drammaturgia dello spettacolo, lo spettacolo che raccontava una crisi, ma dal punto di vista di come la gente si aggregava nel momento della disperazione. Quindi cosa ci siamo detti? Se i teatri non sono in grado di accogliere questo spettacolo, perché ci dicevano che era già stato visto, perché era stato ospitato solo 5 giorni al CRT, e poi hanno detto lo avete già fatto, non avete una produzione nuova, ho detto no, me la producete? No, e allora che cosa volete? Vabbè, comunque lo abbiamo riproposto andando noi verso il pubblico. Questa pratica si è rivelata necessaria, non è, io insisto a dire che non è, come dire, innovativa del tutto, sarebbe la pratica che dovrebbero fare i teatri e la cultura normalmente, van solo ripristinati i canali. Quando i canali si ripristinano, la cosa va, funziona. L'incontro con Palazzo Spinelli, e quindi questa cosa a Milano è cresciuta tantissimo, in maniera tale che siamo arrivati anche a Buenos Aires attraverso un partner non teatrale, che era una ONG con la quale abbiamo lavorato. Loro hanno organizzato il primo input per fare una tournée uguale a Buenos Aires, ripercorrendo la città con un certo sguardo. Da lì è nato un progetto video che adesso debutterà a Milano. Insomma, nascono tantissime sinergie, e poi mettendo insieme posti sia da un punto di vista della partecipazione economica, della partecipazione della diffusione o del tipo di pubblico che hanno, si crea un vero movimento, un movimento che in questo momento in Italia, secondo me, da tutti i punti di vista sarebbe pertinente, nel senso lavorare. Ieri c'era un incontro a Milano con l'assessore all'edilizia, dove io sto lavorando col Politecnico, allora ci sono progetti urbanistici di riqualificazione dei quartieri, però non c'era l'assessorato alla cultura. Allora noi stiamo già facendo progetti lì per entrare in quel quartiere in una maniera pratica, e non facendo il solito evento col bicchiere in mano e poi andarsene via. Quindi questa maniera di integrare le cose è un'indicazione che sentiamo da tutte le parti politiche e culturali, ma a volte molto difficile ad operare. L'incontro con Palazzo Spinelli, per quello voglio ringraziare, sì, è stato opportuno innanzitutto per noi, per venire in una città che conosciamo molto poco, anche se eravamo stati a Firenze, però in questa maniera avremo la possibilità di conoscerla meglio. E devo dire che io ci tengo molto, perché anch'io sono stato studente, ho fatto un sacco di esperienze, e a volte chi era il portatore, no, dell'esperienza, non aveva una grande cura in quello che noi facevamo, e questa cosa negli anni ti fa diventare un po', come dire, cinico, o non ci credi più. Allora, entrare a Palazzo Spinelli attraverso il lavoro con Alessandro Colombo, attraverso la, come dire, la carta bianca che ha dato Palazzo Spinelli, e trovarsi con un gruppo di 7 persone, che la cosa che ha scattato numero uno, e non è indifferente in questo lavoro, è la passione. Altrimenti loro sarebbero tenuti a fare un lavoro proprio scolastico con una piccola relazione, avrebbero avuto praticamente, non dico lo stesso voto, però se la sarebbero cavata benissimo. Invece loro 7 sono diventate 7 furie in questa città, e hanno provato col corpo quello che noi tante volte tentiamo di trasmettere a loro, ma è difficile. Quindi hanno visto quali sono le difficoltà che affronteranno da adesso in poi nei prossimi lavori che faranno, e questa credo che sia la cosa, come dire, più giro della città di tutto, no? Nel senso che è stata la novità vera, e questa articolazione, no? Quindi grazie a questo noi facciamo questa mappa iniziale di questi posti di Firenze, proprio per conoscerla, proprio per invitare al pubblico a riconoscere dei posti che magari alcuni conoscono, altri no, e niente, per dimostrare, o per almeno per tentare di vedere quanto Firenze sia ricettiva a questa cosa. Quindi a tutta la stampa che c'è oggi vi chiediamo il massimo aiuto possibile, la massima diffusione. Agli studenti che vedo di altri corsi, venite e portate, cioè il protagonista di questo giro della città è il pubblico. Quindi la nostra vittoria non è, la nostra vittoria sarebbe coronare questo lavoro con un grande pubblico, un grande flusso di pubblico in questi giorni, tentare di dimostrare che le reti, se funzionano, funzionano.
Io non aggiungerei molte cose, non so se voi magari volete fare delle domande, e penso di aver detto più o meno tutte le cose più importanti rispetto a questa cosa qua. Sì, lascerei spazio alle domande se del caso, insomma, se... Perché altri ragazzi forse sono... Ma loro sono già esauriti. Anche i nuovi dietro, non sono nuovi, sì. Vecchi, non si capisce, insomma, però... Se non ci sono domande... Sì, la cosa che avevo dimenticato, sì, è che il giro è alla quinta edizione a Milano e alla seconda a Buenos Aires. Sì. E alla prima a Firenze. È la prima a Firenze, quindi... No, vantarsi un po'. Infatti finiremo come il Giro d'Italia. No, la cosa paradossale è poi che questo sì è stata una sorpresa rispetto all'argomento, è... Cioè noi come compagnia fare uno spettacolo sulla crisi argentina, sinceramente, ma noi lo diciamo pubblicamente, avremmo pensato di fare due repliche, lo abbiamo fatto 6 anni fa, ed è si è rivelato uno spettacolo che parla proprio purtroppo sempre di più dell'Italia, ma sempre di più del mondo. E quindi in questi anni la gente mi chiedeva, il pubblico che ha girato tantissimo questo spettacolo, continua a girare, e quando finiva mi chiedevano: ma l'Italia finisce come l'Argentina? Io dicevo no. Adesso mi chiedono, no, adesso siamo già oltre, ma adesso mi chiedono: ma noi che cosa dobbiamo fare? No, adesso la gente già si sente dentro a una crisi così. Allora a volte mi tocca parlare, vado a un sacco di incontri, come vi dicevo, con urbanisti, politici, perché in realtà io sono un semplice attore, non ho nessun tipo di formazione di altro tipo, però questa testimonianza di questa crisi oggi è veramente un tema molto vitale per le persone. Io vedo che l'Italia rispetto all'Argentina ha un privilegio, perché ha un rapporto ideale, quindi vedere questo spettacolo gli permette di vederlo senza pregiudizio. Noi lo abbiamo fatto in tutti gli ambiti possibili, dagli ambiti più sofisticati, più elitisti, ai carceri con detenuti che parlavano pochissimo italiano, quindi di tutto e di più mi ha fatto questo spettacolo, e sempre ha trovato una ragione per motivare al pubblico, non solo dal punto di vista teatrale, però dal punto di vista del pensiero. E quella è stata una piccola vittoria, no, del teatro, che quando il teatro diventa pensiero per noi è una vittoria, nel senso, il teatro non dà, lo spettacolo non dà nessuna risposta, non dà nessun giudizio, è un attraversamento emotivo di una crisi, non è una cronaca, non è, come dire, non è un giornale, per quello ci sono i documentaristi. Però se la domanda rimane a tutti, questo è... Ringrazio Manuel per la sua esperienza che ci sta portando a Firenze. Arriva. Allora. Vabbè. Ah, prego. Facciamo vedere un pezzo di video. Sì, no, aspetta, c'è una domanda. Prego. Ah. Prego. Sì, in qualche maniera. Allora, io sono Leonardo Sacchetti di Nova Radio, perciò parte in causa. Dicevate occorre passione, occorre fiducia e anche stima reciproca. Io conosco ben poco dello spettacolo, conosco Alessandro, ho visto qualche volta gli studenti, chiamiamoli così, e trasmettono questa passione. A te, Manuel, volevo chiedere in sé lo spettacolo si adatta in qualche maniera alle varie città, ad esempio, che dove lo porti. Ci sono realtà di fabbriche occupate qui a Firenze, realtà anche di fabbriche in crisi. Se lo spettacolo si adatta oppure è la parabola della crisi argentina raccontata a un pubblico che ne sa. Guarda, alla fine lo spettacolo è un gioco, come dico io, è un gioco al massacro con lo spettatore, no? Perché è veramente un attraversamento emotivo dove finiamo tutti sconvolti alla fine. Però non cambia mai. Quando prende una forma, non so come dire, hai preso quella forma lì ed è talmente diventata, come dire, universale, che parla un po' di tutto questa cosa qua. Quindi la proiezione è come se in ogni posto sembra fatto apposta per quella cosa lì. Tu dici, ah, quel pezzo lì è fatto per... Invece non c'è. C'è solo un aggiornamento finale che io mi tengo, è una scamotage drammaturgico che io aggiorno alla fine. La nostra compagnia ha fatto altri due spettacoli sull'Argentina, di cui uno e l'ultimo è Fabricas, che è sulla crisi recuperata, sulle fabbriche recuperate in Argentina dall'esperienza operaia. E anche lì
è partito da un'esperienza di che questa sera magari faremo alla Cité, faremo vedere dei pezzi del